Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Oggi realizzeremo una borsa un po' particolare assieme. Adesso passiamo al tutorial. Questi sono i materiali che ci servono: i manici, il fondo, il cordino sfumato, che non lo so se si vede, l'uncinetto 3,5, 4 anelli per i manici. Si può anche utilizzare questo tipo qui rotondo, apribili. Questo kit è da merceriamary.it. Vi lascerò il link nell'info box. Con l'uncinetto 3,5 andiamo a lavorare il fondo. Prendiamo il filo e lavoriamo punto catenelle in ogni buco disponibile. Dobbiamo ripetere questo per tutto il giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo. E chiudiamo il lavoro facendo l'asola di chiusura. Facciamo passare il filo così, passiamo da sotto, prendiamo il filo e lo facciamo passare di dietro. E adesso andiamo a legare . Iniziamo da parte corto, inseriamo l'uncinetto. Andiamo a lavorare 2 maglie basse. Vi spiego una cosa: questo fondo andremo a lavorare così. In questi angoli dobbiamo lavorare 3 maglie basse. Da qui a qui dobbiamo lavorare 2 maglie basse. Poi da qui a qui dobbiamo lavorare in una catenella una maglia bassa, nel prossimo 2 maglie basse, alternando una maglia bassa e 2 maglie basse. La stessa cosa che faremo pure da questo lato, alternando una maglia bassa, 2 maglie basse. Quindi lavoriamo 2 maglie basse. Lavoriamo 2 maglie basse. Lavoriamo 2 maglie basse. Lavoriamo 2 maglie basse. In quest'angolo lavoriamo 3 maglie basse. Adesso iniziamo alternando 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse. Quindi ripetiamo: una maglia bassa, 2 maglie basse, fino ad arrivare qui. Arrivando all'angolo, 3 maglie basse, 2 maglie basse in ciascuno delle catenelle da quest'angolo, 3 maglie basse, alternando di nuovo una maglia bassa, 2 maglie basse, arrivando qui, 3 maglie basse, poi completando con 2 maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro. Dopo il giro delle catenelle vi spiego una cosa, perché noi dobbiamo andare a lavorare un punto di multiplo di 6, quindi dovete calcolare che questa vostra base, i punti devono corrispondere a multiplo di 6. Quindi se avete lavorato come vi ho fatto vedere io,
e di più, togliete alcuni punti, se di meno aumentate a qualche punto in qualche angolo o in qualche parte per completare il multiplo di 6. Adesso chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, lavoriamo un giro di maglie basse senza aumentare a nessun posto, quindi un giro di maglie basse normale. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e lavoriamo una maglia bassa in costa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro di maglia bassa in costa. Chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare di nuovo. Questo è il secondo giro, maglie basse in costa fino alla fine del giro. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare il terzo giro. Lavoriamo 1, 2, 3, 4 e 5. 5 maglie basse in costa. Dobbiamo andare a lavorare una maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo nel primo asolo sotto, entriamo in questo e sono 2 e lavoriamo una maglia alta. Adesso dobbiamo continuare a lavorare 5 maglie basse in costa, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo dobbiamo lavorare una maglia alta prendendo questa assola e prendiamo quest'altro assolo qui e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo lavoriamo 5 maglie basse in costa. Carichiamo il filo, dobbiamo andare a lavorare una maglia alta qui. Prendendo il primo asolo, prendiamo questa asola e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo lavoriamo 1, 2, 3, 4 e 5. Carichiamo il filo, dobbiamo andare a lavorare una maglia alta qui. Prendiamo questo assola, prendiamo questa assola e lavoriamo una maglia alta. Avremo questo punto in questa maniera. Continuiamo a lavorare 5 maglie basse in costa, una maglia alta prendendo l'assola questo sotto e questo
e lavoriamo una maglia alta e ripetiamo 5 maglie basse in coste, una maglia alta prendendo le due assole fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare di nuovo una maglia bassa in costa. In ogni punto disponibile dobbiamo lavorare una maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Questo è il quarto giro. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare due maglie basse in costa. Ripetiamo una maglia alta prendendo queste due assole 1 e 2, quindi entriamo qui, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta e lavoriamo 5 maglie basse in costa. In questo lavoriamo una maglia alta prendendo le due assole. Di nuovo ripetiamo lavorando 5 maglie basse in costa. Di nuovo una maglia alta prendendo le due assole 1 e 2, quindi entriamo qui e entriamo qui e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo lavoriamo 5 maglie basse in costa. In questo lavoriamo una maglia alta prendendo le due assole 1 e 2 e lavoriamo una maglia alta. Quindi vedete che si formano queste piccole nodi. Quindi dobbiamo ripetere questo fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare questo giro maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il sesto giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare 5 maglie basse in costa. In questo settimo giro dobbiamo ripetere il terzo giro, quindi prendiamo il filo, scendiamo giù, prendiamo queste due assole e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 5 maglie basse in costa. Prendiamo il filo. E prendiamo queste due assole e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo 5 maglie basse in costa. Carichiamo il filo, scendiamo, prendiamo le due assole e lavoriamo una maglia alta. Questo è il nostro punto per questa borsa. Dobbiamo andare a ripetere
questo giro, un giro di 5 maglie basse in costa, una maglia alta prendendo le due assole, da parte di rovescio dobbiamo lavorare sempre una maglia bassa in costa, di davanti dobbiamo alternare le maglie alte per avere questa forma di rombi e di questo puntini così. Quindi continuiamo a ripetere da terzo giro fino al sesto giro, dobbiamo alternarle più volte prima di arrivare poi all'altezza desiderata, che vi lascerò scritto in atto. Dopo aver lavorato un po' di giri, arrivato a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, misuriamo la borsa. La borsa misura 21 centimetri. Adesso andiamo a lavorare due giri di maglie basse, una catenella. Lavoriamo adesso normale senza lavorare la maglia bassa in costa. Quindi maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine del giro. Dobbiamo fare due giri. Dopo aver lavorato due giri di maglie basse normale, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e lavoriamo una maglia bassa. Adesso vi faccio vedere una cosa. Questa è la trama del punto. Prendiamo il manico d'or, vado a posizionarlo qui e sarebbe più o meno il centro. Ho messo questi due marcapunti perché andrò qui a lavorare un po' di catenelle per fare lo spazio dove andrò a inserire gli occhiali e poter agganciare il manico alla fine del lavoro. Continuiamo a lavorare maglie basse normale. Arrivando qui dove ho messo marcapunto, in quest'angolo, andrò a lavorare 3 catenelle e saltando 3 punti. Continuiamo fino ad arrivare qui. Arrivando qui facciamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e saltiamo 1, 2, 3 e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto dove abbiamo messo marcapunto. Arrivando a questo punto lavoriamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile . La stessa cosa che abbiamo fatto qui la faremo di dietro, facendo, pieghiamo le borse in due e prenderemo le corrispondenze qui per saltare le 3 catenelle. Quindi continuiamo a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare anche da parte di dietro, la parte di dietro. Arrivando qui chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Dobbiamo lavorare un altro giro di maglie basse. Arrivando qui dove abbiamo le 3 catenelle, dobbiamo lavorare 3 maglie basse sopra.
arrivando qui, lavoriamo le 3 maglie basse in queste catenelle. Arrivando qui dobbiamo lavorare le 3 maglie basse in queste catenelle. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. La stessa cosa faremo pure quando arriveremo qui, qui di dietro e qui. Quindi continuiamo a lavorare maglie basse fino ad arrivare alla fine del giro. Chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso tagliamo la rete che andremo a inserire per rinforzare la borsa. Ho tagliato la rete prendendo la circonferenza del fondo della borsa. Adesso andiamo ad inserirla dentro. Andiamo ben bene all'interno. Ho sistemato già la rete all'interno, l'ho bloccato con queste mollette. Adesso andiamo a lavorare un giro di maglie basse. Una catenella, prendiamo sia il lavoro e la rete e lavoriamo una maglia bassa. Dobbiamo ripetere questo per tutto il giro. Dobbiamo ripetere questo per tutto il giro della nostra borsa. Dobbiamo ripetere questo fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare, di inserire la rete. Dobbiamo andare a fare un altro giro di maglia bassa e poi tagliamo il filo per poter lavorare la parte della cerniera. Una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro ricreando l'asola di chiusura. La blocchiamo dietro. E così la nostra borsa è pronta. Dobbiamo soltanto lavorare la parte della cerniera, inserire gli occhiali e poi i manici. Vi spiego la cerniera. Noi andremo a lavorare 2 pezzi di questo. Ho avviato 38 catenelle. Ho lavorato 3 righe di maglie basse. Arrivando alla fine della terza riga, prendiamo l'uncinetto, sempre uncinetto 3,5, una catenella e un'altra maglia bassa e andiamo a lavorare maglia bassa qui. Di nuovo facciamo qui in questo angolo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. E noi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile da questa parte. Continuiamo così fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa.
e lavoriamo qui per concludere una maglia bassa, qui una maglia bassa e una catenella. Tagliamo il filo. E chiudiamo ricreando la sola di chiusura qui. E così il nostro angolo è perfetto. Dobbiamo andare a bloccarlo dietro. Ecco, le due strisce sono pronte. Adesso dobbiamo andare a cucire la cerniera. Posizioniamo così e così. E andiamo a cucire o con il filo trasparente o con il filo del colore del filo. Con il filo trasparente vado a cucire la cerniera. Continuiamo così fino alla fine. La stessa cosa faremo con l'altra striscia. Ho terminato di cucire la cerniera. Adesso con l'uncinetto sempre 3,5 andiamo a lavorare il bordo dove andremo a fissare la cerniera corpo borsa. Partiamo di qua, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa nel successivo. Lavoriamo una maglia bassa nel successivo e facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa nell'angolo senza aumentare, lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa senza aumentare negli angoli fino alla fine del giro. Arrivando qui ricordate di fare le 4 catenelle per agganciare questa striscia. Arrivando alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima. Dobbiamo andare a lavorare il secondo giro perché noi dobbiamo fare questo buco qui in questo, perché quando noi andremo a montare la cerniera andrà all'interno e ci sarà questa fascia con questo buco dove andremo a mettere gli occhiali per poter montare i manici. Adesso arrivando così dovete misurarlo, io già ho misurato questo, quindi quando arrivo all'angolo devo lavorare 6 maglie basse, poi 3 catenelle di spazio e poi continuare. Devo lavorare 21 maglie basse, 3 catenelle e poi continuo a lavorare qua normale. Arrivando a questo angolo devo lavorare 6 maglie basse, 3 catenelle, 21 maglie basse, 3 catenelle e poi concludo con le ultime maglie basse. Riprendiamo l'uncinetto, una catenella
e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Dobbiamo lavorare anche le maglie basse in queste 4 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Non dobbiamo aumentare niente. Arrivando all'angolo dobbiamo lavorare 6 maglie basse. Tre catenelle. Saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo maglie basse. Ho fatto 21 maglie basse, adesso facciamo 1, 2, 3, saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo maglie basse in ogni punto disponibile. Non dobbiamo aumentare negli angoli. E lavoriamo anche maglie basse nelle 4 catenelle. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto da questo lato, quindi dall'angolo 6 saltiamo 3 catenelle, 21 maglie basse, 3 catenelle saltando 3 maglie e poi finiamo con delle maglie basse. Vedete che corrisponde. Quindi facciamo 3 catenelle. Saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo maglie, 21 maglie basse. Continuiamo e poi finiamo con altre 3 catenelle saltando 3 maglie, poi maglie basse per concludere il giro. Arrivando alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima. Per completare la fascia dobbiamo fare 3 giri di maglie basse, però nel primo giro dobbiamo lavorare queste 3 catenelle. Negli altri 2 giri dobbiamo lavorare maglie basse normale, quindi una catenella, maglia bassa in ogni punto disponibile. Vi faccio vedere qui dove ci sono le catenelle, poi dobbiamo lavorare 3 giri di maglie basse per completare il pannello della cerniera. Arrivando qui dobbiamo lavorare delle maglie basse nelle catenelle e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Terminando questo giro dobbiamo farne altri 2 giri per completare il pannello. Quindi continuiamo così fino a completare il pannello della cerniera.
Ho terminato di lavorare 3 giri di maglie basse, arrivando alla fine, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro ricreando l'assola di chiusura. E lo blocchiamo dietro. E così pannello con la nostra cerniera è pronto. A questo punto devo preparare la fodera per la borsa, cucire la fodera prima. Ho già tagliato la stoffa, ho preparato già la mia fodera. Vi faccio vedere come faccio la fodera. Prendo la borsa, misuro la larghezza, l'altezza fino a metà del fondo. Prendo la stoffa, piego in due. Misuro la larghezza, taglio e lascio 1,5 cm di spazio per poter cucire. Misuro l'altezza, cucio 1, 2 e poi 3. Se voglio fare gli angoli per venire un po' il fondo, per tipo di fondo che noi facciamo, se non voglio lasciarla dritto, vado a piegare così l'angolo e cucirlo così. Si può ritagliare, si può lasciare, ma io lascerò la fodera così. Potete anche mettere le tasche interne. Io ho messo 2 tasche per poter mettere il cellulare e il portafoglio. Adesso vado ad inserire la mia fodera e poi con ago e filo vado a cucirla dentro. Ho terminato di cucire la fodera, ho lasciato lo spazio dove andrò a montare la cerniera. Ho preparato già i marcapunti. Prendo il pannello della cerniera, vado a fissarlo in questa maniera. Ecco, ho terminato di fissare il pannello della cerniera. Devo andare a cucire con l'ago e il cordino, poi dobbiamo fissare gli occhielli per poter agganciare i manici. Con ago e filo cuciamo i nostri pannelli partendo di qua. Dobbiamo prendere le 2 assole. Ho terminato di cucire il pannello della cerniera alla borsa. Adesso vi spiego varie cose, come andremo a montare i manici. Abbiamo questi occhielli qui che ci sono vari tipi. Questo qui qua si può inserire qui e poi questo si inserisce di dietro che poi andremo a battere con questo aggeggio per chi ce l'ha. Si fa in questo modo, con questo qui va qui, si inserisce davanti, si gira e poi si inserisce questo. Ve li faccio vedere fuori da lì. Si mette così, si mette la borsa, si applica questo qui sopra e poi con questo aggeggio si va a fissare nella borsa. Poi
Ma io non lo utilizzerò, utilizzerò una cosa alternativa che sarà facile per tutti. Si può utilizzare questo qui, che ha delle alette e ci sono varie misure e colori. Ci sono argentata, dorata, per esempio questa è argentata ed è più grande, questa è dorata ed è la misura un po' diversa. Poi ci sono pure misure più piccoli, che si possono fissare sia con questo aggeggio qui o anche alcuni che hanno delle allette, che va applicato così mettendo qui, si inserisce questo dietro e si chiudono le allette. Detto questo, vi faccio vedere che cosa vorrei fare oggi per fissare i manici. Ho preso questa catena, ho smontato un po', due, lo andrò a mettere in questo modo qui davanti e uno dietro, e per fissarlo utilizzerò l'ago e il filo trasparente. Vi faccio vedere, metto così, prendo il filo, passo di sotto e vado ad applicarlo. Passo di sotto. La stessa cosa farò, ripeterò questo passaggio così per fissare. Vedete? Continuerò a cucire intorno e poi vi farò vedere il risultato finale. Ecco, ho terminato di cucire questi anelli, anche di dietro, vedete, l'ho cucita bene. Qua già ho messo l'anello apribile che noi andremo ad inserire anche davanti. Apriamo e andiamo a agganciare. Ecco qua, si era incastrato nella maglia. La stessa cosa andremo a inserire l'altro e poi vi faccio già vedere da dietro come si mette poi i manici. Si apre e inseriamo, vedete così. La stessa cosa faremo con questo qui. Apriamo e inseriamo. Ecco, ho terminato di montare i manici. Vedete come è pulita dentro la cerniera, la fodera, la tasca interna. E così possiamo indossare la nostra borsa. Spero che i tutorial e alcuni dettagli vi sia di spunto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!